Il cavaliere 37enne rivela un episodio particolare che riguarda un'uscita a Roma con la Platano, ancora molto confusa su Riccardo. Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne stanno generando non poca confusione. Di recente, la parrucchiera bresciana aveva avviato una conoscenza con Marco Alaviso, il quale oggi si svela in una nuova intervista sul magazine del programma. Con la dama di origini siciliane, il cavaliere si è ritrovato a vivere momenti di serenità, ma anche grandi perplessità. Infatti, per lui non è stato inaspettato il suo finale con Ida. Aveva già avuto dei sospetti al riguardo e poi è arrivata la conferma, quando lei ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Ieri in studio Riccardo e Ida hanno dato vita a uno di quei litigi che ha ricordato il loro passato turbolento. Intanto, Marco ha metabolizzato quanto accaduto. Ammette che c'erano stati dei segnali che l'avevano portato a ipotizzare che sarebbe avvenuto tutto questo. Nei giorni precedenti alla sua scelta di chiudere con Alaviso per dare un'altra possibilità alla sua storia con Riccardo, aveva come l'impressione che lei volesse dirgli qualcosa. Ai miei occhi Ida era strana, diversa rispetto ai giorni passati e avevo capito che qualcosa non andava, dichiara Marco. Non riusciva, però, a fare chiarezza, in quanto pare che lei tergiversasse sempre le sue domande. In particolare, il cavaliere voleva sapere cosa stesse pensando su Riccardo e cosa avesse intenzione di fare, ma non riusciva a ottenere le risposte che cercava. Inizialmente, la loro conoscenza a UED procedeva bene, poi pare che Ida sia cambiata di colpo, e, a quel punto, Marco ha capito. Ed ecco che racconta un episodio alquanto insolito che riguarda un'uscita a Roma con la Platano. Hanno cenato insieme nel centro storico e poi hanno deciso di andare a bere in un locale, dove sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato per Alaviso.